Questo servizio è offerto da Sicula Trasporti. Dal 1977, tecnologia ed ambiente. Saitta, pubblicità e comunicazione. Roccella, Sicula, Leonzio, alla Ninetto Muscolo. Vale la quinta giornata del campionato di Serie D. Amaranto, che a due punti si attestano nelle zone calde, ma squadra mai doma, in particolar modo tra le mura amiche, laddove spesso l'11 di Francesco Galati non ha deluso. I bianconeri, dopo lo 0-0 contro il Città di Gragnano, hanno perduto la testa della classifica, ma è ancora presto per fare analisi stante l'imbattibilità e l'inviolabilità della porta di Cristian Biondi. Buongiorno a tutti da Francesco Casicci, diamo lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa. L'allenatore Francesco Galati, che schiera numero 1 Rocco Mittica, numero 2 Coelho da Silva, Gustavo Elia, numero 3 Marco Sorgiovanni, 4 Domenico Brunetti, 5 Rocco Minici, 6 il capitano Andrea Coluccio, 7 Andrea Luzzi, 8 Nicola Cornacchia, 9 Bernardin Rousseau, 10 Mohamed Laribi e numero 11 Calogero Lapiana. A disposizione del tecnico, numero 12 Francesco Stilitano, 13 Matteo Saraco, 14 Federico Santaguida, 15 Boulevardi Giuseppe, 16 Adam Canfri, 17 Consalvo Cordova, numero 18 Giacomo Sorrentino, 19 Matteo Crispo e 20 Arturo Serafino. In maglia bianco-nera la Sicula Leonzio, il capitano è Giovanni Ricciardo. Infatti vedete come scambiano i gagliardetti, soprattutto espletano le formalità per rito. Sicula Leonzio con Cristian Biondi tra i pali, numero 2 Simone Milizia, 3 Domenico Patti, 4 Fabio Calabrese, 5 Paolo Lomasto, 6 Antonio Orefice, 7 Giovanni Foderaro, 8 Giuseppe Savanarola, 9 Giovanni Ricciardo, 10 Andrea D'Amico, 11 Roberto Marino. Ricordiamo la squalifica di Roberto Assenzio, gli infortuni di Mattia Gallon e di Francesco Cerra. A disposizione Virgilio Vitale, Alessio San Giorgio, Giuseppe Librizzi, Damiano Lia, Maico Candiano, Antonino Mangiola, Marco Puntoriere, Pasquale Porcaro e Gabriele Cacciola. Terna arbitrale tutta laziale, il direttore di gara è il signor Luca D'Aquino della sezione di Roma 1, coadiuvato da Gianluca Perna di Roma 1 e Luciano Mignacca di Frosinone. Il calcio d'inizio lo darà il Roccella in maglia amaranto. La Sicula Leonzio attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione occupata al Ninetto Muscolo. Fischietto in bocca per il direttore di gara Luca D'Aquino. Il calcio d'inizio è dato proprio dal numero 9 Bernardin Rousseau, che è un classe 97, tra i 4 juniores in campo, al pari del portiere Rocco Mittica, il numero 8 Nicola Cornacchia, il numero 11 Calogero Lapiana. Sempre in tema di juniores, Sicula Leonzio che risponde con Cristian Biondi, Simone Milizia, Domenico Patti e Roberto Marino. Di testa poi Marino. Ancora il numero 8 Nicola Cornacchia, questo lancio lungo sembra promettente per Giovanni Foderaro. Foderaro in area di rigore, il passaggio per Giovanni Ricciardo, Sicula Leonzio in vantaggio, secondo gol in campionato per il capitano bianconero. Il gol è la firma di Giovanni Ricciardo sul grande assist del numero 7 bianconero Foderaro. Quindi dopo 4 minuti esatti sul cronometro, Giovanni Ricciardo, secondo gol in campionato. Ci sono diverse soluzioni in questo reparto, soprattutto al centrocampo, con la squalifica di Roberto Assenzio, espulso la scorsa settimana, mentre ancora i bianconeri attaccano con Savanarola, pallone messo in mezzo, Giovanni Ricciardo! 2-0, ancora il capitano della Sicula Leonzio, all'ottavo minuto, quindi 4 minuti dopo, raddoppia, grande assistenza di Giuseppe Savanarola, Roccella colpito ancora nel cuore dell'area di rigore piccola, e bianconeri che quindi raddoppiano, 0-2, siamo all'ottavo minuto. Lo stress in fase di non possesso palla da parte di Roberto Marino, poi Savanarola per Andrea D'Amico, che si può presentare nel rigore, l'assist per Giovanni Foderaro, lungo però Andrea D'Amico non ha voluto calciare, poteva anche rientrare col destro, ma sicuramente grande azione ancora di contropiede al 14° minuto. Messa laterale che quantomeno permette al Roccella di attaccare, ecco il colpo di testa e la parata di Cristian Biondi su questa incornata di Andrea Luzzi. Roccella che si fa quindi pericoloso per la prima volta al 15° minuto. Tra i padroni di casa a crear confusione per il destro del numero 10 Laribi, che parte, la conclusione va a stamparsi sul palo con Cristian Biondi inerme su questa traiettoria del pallone beffarda al 19° minuto. Non è fortunato qui il numero 10 Laribi. Attacca ancora la formazione padrona di casa con il numero 7 Luzzi, va verso la sciabolata
Pallone ancora respinto dalla difesa della Sicula Leonzio, e poi il numero 8 Nicola Cornacchia ha calciato con tutto lo specchio della porta libero, ma pallone che è andato di un paio di metri alla destra di Biondi. Roccella che si sta facendo adesso preferire da qualche minuto a questa parte, al 21esimo minuto, forse l'azione manovrata più pericolosa della partita. Si distende la Sicula Leonzio con Giuseppe Savanarola, l'assistenza per Giovanni Foderaro, il numero 7, ancora tantissimo spazio e sembra ormai leitmotiv di questa partita, sulla fascia destra Leonzio che sfonda come e quando vuole. Rimessa laterale che produce ancora questo cross e il pallone che va sul palo. Roccella che non è fortunato, deviazione fortuita che stava per sorprendere Cristian Biondi, che però di fatti viene graziato anche Fortunello, qui in questo caso il portiere della Sicula, al 33esimo minuto. Ancora Foderaro di testa per Ricciardo, ancora quasi col goniometro per Foderaro, per Andrea D'Amico, e il fallo del numero 10 in acrobazia va a toccare, ma si intende subito con il portiere, mentre gioca il pallone sulla fascia di destra, il traversone per Andrea D'Amico che era tutto solo nell'area di rigore, ha incornato dando la giusta potenza, non però una buona direzione al tiro, pallone lontano dalla porta di Mittica. Si chiude il primo tempo, duplice fischio del direttore di gara Luca D'Aquino, Sicula Leonzio che ha bussato due volte al quarto minuto e all'ottavo con Giovanni Ricciardo, il capitano bianconero, su assist di Giovanni Foderaro, Giuseppe Savanarola. Qualche brivido tra il 20esimo e il 30esimo, ma se l'è cavata la formazione di Sebi Catania. Battuto la punizione, il colpo di testa di Giovanni Foderaro alto d'un nulla sopra la traversa, l'aveva imbeccato Paolo Lomasto ancora con il bilancino al 14esimo minuto. D'Amico vuole Savanarola, il numero 8, c'è la sovrapposizione di Simone Milizia in area di rigore, Ricciardo e Foderaro, va con il traversone Milizia e Foderaro non è arrivato davvero per pochissimi istanti, è arrivato prima di tutti Domenico Brunetti. Pallone giocato in area di rigore, Lomasto, buona la copertura e attenzione perché qua l'arbitro dichiara che si può giocare, tra le proteste dei padroni di casa che lamentano mani di Paolo Lomasto, furente il pubblico del Ninetto Muscolo al 23esimo minuto della ripresa, episodio. Attenzione alla posizione regolare, ancora muro di Antonio Refice su questo traversone dalla destra, la retroguardia sta sicuramente legittimando anche con un grande controllo della propria rete di rigore, con Orefice, con Lomasto, con Milizio Elia e con Pasquale Porcaro, subentrato pochi minuti fa. Faraginosa anche in questa circostanza l'azione degli ospiti, Ricciardo posizione regolare secondo la terna arbitrale e poi questo pallonetto, il pallone che esce di non moltissimi metri alla sinistra del portiere Mittica, ci ha provato Damiano Lia, mentre gioca il Roccella con questa azione che passa dai piedi di Santa Guida. Laribi mette questo pallone forte in mezzo, Paolo Lomasto ancora una volta è davvero l'ultimo baluardo, mentre Minici vuole sulla fascia destra ancora Laribi, il numero 10 va col sinistro ed è il terzo legno di giornata per il Roccella, stavolta la traversa non come il palo del primo tempo, ancora la formazione padrone di casa vuole un finale in crescendo e Biondi in due tempi sulla conclusione di Rocco Minici, si sta svegliando il Roccella, 91 sul cronometro. Pallone viene conteso in mezzo al campo, il finale dal Muscolo di Roccella Ionica, Sicula Leonzio che sconfigge gli Amaranto per 2-0 e ottiene questo quinto risultato utile consecutivo, balzando a quota 11 punti, presidiando le zone molto nobili di questo campionato, ed è un risultato importante perché il campo di Roccella Ionica era tutt'altro che semplice, nonostante i due punti in classifica può esultare il comando bianconero venuto con una buona rappresentanza di tifosi anche al Ninetto Muscolo, sale a quota 450 minuti l'imbattibilità di Cristian Biondi, sicuramente dati che propendono nel piatto della bilancia per la Sicula Leonzio che quindi sale a 11 punti, si prepara alla partita di domenica prossima, comunque rimanendo squadra matricola ma ambiziosissima per questo girone I e campionato di Serie D. Da Francesco Casic è tutto, l'arrivederci al match di domenica prossima, Sicula Leonzio contro Frattese.
veniamo da due pareggi, da 2-0-0, un pochettino così, un po' di sfortuna, oggi siamo stati molto cinici, la difesa ha sempre, diciamo, ha retto. È stata una bella partita, abbiamo sbloccato subito i risultati, abbiamo chiuso, abbiamo ipotecato già il risultato alla mezz'ora. Non era un campo facile, loro venivano da dei risultati un po' negativi, quindi si volevano riscattare, e noi da due pareggi un po' da 0-0 che onestamente ci hanno fatto un po' male, specialmente quello della partita di domenica scorsa in casa, però va bene così, dai. Leonzio cinica, dai. Ecco, ma cinica ma anche orgoglioso il suo presidente dopo un po' un viso corrucciato la scorsa domenica, lo possiamo dire. Adesso una vittoria importante, quella a Roccella Ioni. No, corrucciato soltanto per il dispiacere, perché la squadra ha fatto una gran bella partita, non ha concretizzato, solo quello, perché solo le potenziali che hanno questi ragazzi, ed è stato un peccato non prendere la posta in palio intera, solo per quello. Imbronciato poi perché forse ci tengo un po' troppo a questa squadra, questi ragazzi devono capire il potenziale loro che hanno, perché abbiamo una rosa di 25-26 elementi importanti. Chi entra, come è stato oggi, mister Catania ha fatto i cambi e quindi sono andate alle riserve, che noi non abbiamo riserve, abbiamo tutti i titolari, quindi va bene così. Domenica abbiamo un incontro importantissimo, già la Frattese tra le squadre candidate anche a questa vittoria del campionato, quindi appuntamento a domenica e riempiamo la Giro Nobile. Ecco, e volevo dire che adesso arriva il periodo campano, no? Frattese, poi Sarnese e Cavese, quindi insomma un periodo importante contro gli amici partenopei. È un trittico importante, specialmente le due partite in casa e anche la partita fuori casa è importante. Speriamo di fare bene e di continuare così sicuramente. Io direi anche i primi 25 minuti, poi un pochettino siamo un po' calati, però abbiamo mantenuto benissimo il campo. Non dimentichiamo, questo qua è una squadra costruita bene negli ultimi anni, qua ci hanno lasciato i punti tutti. Io ricordo bene perché l'anno scorso sia la Frattese che la Cavese qui hanno perso, noi abbiamo vinto, e si può dire che per noi è stata una tappa importante, perché proprio quella partita noi abbiamo pareggiato a Cava e qui è presso la Frattese, dandoci via libera per vincere il campionato. Speriamo che sia così anche quest'anno. Ecco, in questo mese di settembre si era lavorato bene, partendo dalla costruzione di un progetto. Il mese di ottobre la Sicula Leonzio affronterà tre squadre campane, lo abbiamo detto poc'anzi col presidente. Sembra che la strada imboccata sia quella giusta, il sacrificio ma anche la predisposizione da parte di questo gruppo, che stando sempre a quelli che sono, insomma, anche virgolettati, il pensiero dei ragazzi sta formando davvero, anzi ha già formato un gruppo davvero straordinario. Ah, sicuramente, mi interessa quello che dice la società, non i ragazzi. L'obiettivo della società è di fare bene questo campionato, ovviamente non ci nascondiamo dietro il dito, però ci sono molte squadre molto più blasonate di noi, anche se la Leonzio è una squadra che è una città che a livello calcistico ha fatto e ha ben figurato in categorie come la Serie C molto bene. Noi sicuramente faremo di tutto per fare un buonissimo campionato, intanto cerchiamo di raggiungere subito la salvezza, poi dopodiché, come si dice, l'appetito viene mangiando. Ma guarda, i ragazzi sono stati bravi, perché sono partiti subito forti, abbiamo attaccato subito la profondità, abbiamo trovato anche le giocate che abbiamo provato in settimana, e questo fa piacere per i ragazzi, perché comunque stanno lavorando bene alla grande, per cui non posso che dirgli bravi. Però se vogliamo diventare veramente grandi e vogliamo diventare veramente forti, quei cali di tensione che abbiamo avuto nei 90 minuti non li possiamo concedere a nessuno. La squadra trasformava, andava bene nella metà campo avversaria, soprattutto nel secondo tempo. Ecco, qualche piccolo rimprovero, insomma, soprattutto su quel profilo là, o la gestione complessiva della partita? No, abbiamo concesso qualche occasione così, dettate dalla confusione del momento. Ci sono momenti che la palla deve andare in tribuna, ci va senza problemi. Invece noi, anche quando eravamo pressati in maniera importante da Roccella, abbiamo rischiato di perdere 2-3 palloni dove si poteva riaprire una partita che invece dovevamo chiudere prima. E io dico, se non sei bravo a chiuderla, comunque non devi essere così stupido da poterla riaprire. Mister, hai davvero tanti giocatori a disposizione, e anche i cambi, per come vengono mosse le pedine fanno capire molta chiarezza anche da parte vostra. Lia all'inizio del secondo tempo per Patti, e poi Orefice addirittura sull'altro, sempre su quella fascia. Ecco, due cambi praticamente sempre su quella porzione di campo. Ecco, se puoi giustificare anche il motivo. Perché il primo tempo lì in alcune situazioni siamo andati un po' in difficoltà. Allora ho preferito magari mettere giocatori di esperienza, giocatori anche più pimpanti, vedi lì è molto veloce. E devo essere sincero, togliendo che alla fine magari hanno avuto qualche palla dove potevano fare gol,
e credo che alla fine la vittoria è ampiamente meritata. Il fatto di poter fare delle situazioni tattiche importanti anche in corsa è dettato dal fatto che comunque abbiamo un organico importante e questo ti permette di poter lavorare con tranquillità, di provare magari quello che un allenatore ha nella testa. E poi c'è da dire che una cosa che non va sottovalutata è che abbiamo una società forte alle spalle che ci permette di stare tranquilli. E poi per concludere volevo dedicare questa vittoria a Davide Mignemi, il nostro direttore che è stato operato a Crociato, e gli dico che oggi ci è mancato e che non vediamo l'ora che lui comunque ritorni al suo posto. Sì, oggi è stata una vittoria importantissima che cercavamo da due partite, che abbiamo pareggiato 0-0. Oggi volevamo vincere a tutti i costi e per questo siamo partiti a mille, come avete visto. I primi 20 minuti credo che siano stati forse 20 minuti migliori della stagione. Abbiamo trovato i due gol, abbiamo fatto bene, abbiamo creato qualche altra occasione. Poi abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, ma ci siamo difesi bene. Loro sono stati bravi, hanno creato, hanno preso qualche palo, però alla fine abbiamo portato i tre punti a casa, che era la cosa che contava di più. Nell'analisi pre-gara hai spostato gli argomenti su vari focus. Il primo, che un attaccante deve fare gol pesanti e non fare gol tanto per. Tu oggi ne hai realizzati due, quindi immagino che ci siano ancora più motivi per cui essere soddisfatto, quindi anche una dedica a te stesso o a chi la rivolge. Sì, vabbè, li dedico a me stesso, alla mia famiglia come sempre, anche alla città di Lentini, ai tifosi che comunque ci seguono sempre e che fanno sacrifici, alla società e soprattutto ai miei compagni. Per questo sono andato ad abbracciarli in panchina dopo tutti e due i gol, perché noi siamo un unico gruppo, siamo una famiglia e comunque lottiamo per un unico obiettivo. Abbiamo iniziato oggi molto bene, abbiamo sbloccato subito la partita, abbiamo fatto due gol, avevamo la possibilità di segnare un altro gol, però alla fine è andata così e poi siamo dovuti difendere perché comunque abbiamo affrontato un'ottima squadra, bravi tutti, che ha giocato all'inizio e che è entrato dopo. Ecco, per te chiaramente il minutaggio non è uguale a quello dell'anno scorso, però la categoria cambia, una vetrina importante sia per te stesso, chiaramente anche per un po' quello che sei e rappresenti anche per la tifoseria e per questa società che ti ha rivoluto al terzo anno consecutivo. Sì, vabbè, è una rosa molto ampia, siamo molti giocatori, c'è chi gioca, c'è chi in tribuna, c'è chi in banchina, però l'importante è quando veniamo chiamati in causa diamo il nostro contributo. Poi o si gioca all'inizio, si gioca a partita in corso, l'importante è dare il massimo in quei pochi minuti e dimostrare quello che valiamo.